Battleground. Hearthstone. Le botte! Quali botte? Sei pronto per... Benvenuti, signori, a questa fantastica partita di Hearthstone dove vedrete allegria, gioia, depressione, bestemmie, soprattutto quelle! In modo particolare le ultime. Ma quindi io adesso devo giocare pure i pick non per non per fare achievement, ma per vincere, interessante. Tecnicamente, se non vuoi un documentario a te dedicato. Una volta esisteva Dark Nick. Una volta esisteva Dark Nick, le ultime parole del ragazzo prima di piccare una cosa che evidentemente è abbastanza rotta. No, no, e ora capisci bene il motivo. Beh, io vado... L'oro dietro questo pic. Beh, io vado a tagliare alberi. Vai a togliere alberi? Sì, io vado a tagliare alberi. Allora, stavo pensando, non è ramo grigio. Chi è? Chi è che toglie alberi? Shen! Cosa? Shen! Tutti e otto gli ospiti sono arrivati. Non lo so, dimmi te. Inserire bestemmia. Che cazzo ci sono? Elementali, naga, non morti, robot e verro spaini. Ci sono i robot? La mia domanda è molto semplice. Che cazzo gioco? Anzi, che cazzo compro? Mi vuole banana. Non sei impaziente di scoprire le prove che ci... Non mi sono messo un mucla. Un secondo. Ho confuso le derate per mucla. Allora, ci sta, sì, mi ha aperto ovo, ci siamo. Aia. Se io provo a giocare Verrospino sappiamo tutti come andrà a finire. È tornata l'anima della festa. Che non trovo i pezzi, non succede questo e non succede quell'altro. Eccellente! Farò spazio per altri servitori. Va a dormire. Ecco, silenziamo un attimo il mio... Anzi, fallo anche tu per sicurezza. Ah no, in realtà... No, silenzioso Bob, se no inizio a parlare ogni volta che parliamo noi. È abbastanza fastidioso. Io penso che comunque penso che sto disattivando le emote degli altri nemici, non Bob. Ma che cosa c'entrano gli altri nemici? C'è un'immaginina, poveri! Che sta cattiveria gratuita? Oh, avete rotto le palle, questo 2-1 rinascita, eh? Va tutto bene. Sono sicuro che ti rifarai alla prossima. Beh, a sto punto, che fai? Non te la memi. Ancora tu. Ancora tu. Guarda, ti prendo giusto. Are you serious, man? Are you fucking serious, man? Vada. Vabbè, penso che basta silenziare i dialoghi. Sì, vabbè, basta che fatto sinistro disattiva emote su Bob. No, disattiva emote impedisce agli altri giocatori di mandarti emote. No, è le emote di Bob. Ah. No, devi disattivare i dialoghi. Vabbè, allora sentiremo Bob che dice boiate. No, ma comunque gioco, se mi dai qualcosa che magari non è questa merda, forse ne possiamo discutere un attimino. La tua strategia funziona, continua così. Vabbè, giustamente, cosa pretendi di fare contro Aaron, malacazzo il culo, ecco. Ma perché deve sempre andare tutto storto ogni volta, sempre tutto sbagliato? Ateron è taverna 4, no, come ha fatto a diventare così grande? Non fare domande di cui ti potresti pentire amaramente. Mette due banane in mano. Non è qualcosa di utile. Questo non è qualcosa di utile. A questo punto,
facciamo per il meme. Questo non è qualcosa di utile. Il gioco mi sta pigliando per il culo. Non è una novità. Ce la giochiamo così, che devo fare? La questione è che se disattivi i dialoghi vuol dire che i personaggi non parlano. Un po' triste in quel caso. Andiamo contro AFK. Che splendida prestazione! Nel mio auto si tira un po' di volte. Wow, leggendaria. Oh, leggendario. Pomf. Scacco matto. Come andiamo, Shen? Tutto tuo. Però è... Mi puoi dare un'altra... fare un'altra domanda, per favore? Come non sta andando, Shen? Ecco, forse così è meglio. Le bestemmie sono potenti in me in questo momento. Le bestemmie sono tante milioni di... Ti dico che sto giocando solo con Anomalia Risuonatrice. Cosa Anomalia mi Risuonatrice? L'1.4 ricarica gratis, come la mettiamo? Va a dormire. Ecco. Oh no, ho fatto spoiler. Signori e signori, vi presento Bigliettus. Bigliettus potrebbe prendere delle botte nel corso della partita. Dategli un po' di tempo, arriverà la fine che magicamente si trasforma in Godzilla. Guarda, il potere di Bigliettus è utile, ma rispetto a cose tipo Rederazzi, Varden, Zephyrus, Teron, Nid. Veramente il trade peggiore possibile doveva accadere. Io sto tirando leggere sberlette. Non definirei meglio quello che sto facendo. Un altro nemico mangia la polvere arcana. Che creatura magnifica! Ah, finalmente! Lo stavo cercando ovunque. Io mi sono scordato cosa dovevo fare. Io non so nemmeno che build ho un robot, un naga e un verrospino pirata in campo. Prendete un bel respiro. Ce la giochiamo così sto turno. E poi vediamo. Le bestie non ci sono, quindi non posso neanche attivare tanto i gridi di battaglia adiacenti. No. Io quasi quasi ora taverno. Tanto Teron non lo batto mai. Un altro sente una strana eco o la sento da verma, che se ne frega. Sentiamo, io ci provo a prenderlo, Lui ci prova a prenderlo. Le ultime parole del ragazzo prima di prendere 15 danni. È altamente probabile. Allora, io te lo dico. Se riesco a fare questa giocata, godo. Cos'è il classico non so se riesce, ma se riesce? Non so se riesco, ma se riesco... E carini i verrospini. Mi ricordano una persona che nominiamo molto spesso. Sembra che i tuoi piani si stiano concretizzando. E davvero ti riprendo quella carta, davvero, sei serio? Non capisco perché ha voluto uccidere proprio lui. Sì, prendiamo... No, in realtà sono gli stessi danni. Altre piccole sberle. Che spettacolo! Grande! Tu mi servi... Portale pieno di nuove reclute. Quando ce la giochiamo così sto giro. La giocata un po' pazzerella.
Voglio fare la giocata pazzerella. Bro, non ho il tracker aperto, domani la tattica. Ma aspetta un secondo. Vai, dice. Nomi che taverna è? 5. Ok. Non me lo ricordavo. Il destino è a portata di mano. Non ci siamo ancora incontrati. Che tristezza. Ma meno male. Meno male. Meno male per me, meno male per te. Meno male per me. Io sto ripiegando malissimo. Benvenuto al club. Sembra che i tuoi piani si stiano concretizzando. Attenzione. Il ribaltone. Allora, signorina FK, non la sto capendo. Se vuoi FK. Sì, ma mettere il Deviabot alla fine della board. No. Non ho capito. Un altro nemico mangia la polvere arcana. Bonzonico! Oh no! Sono contro il Teron! Vuoi informazioni o la giochiamo nel... Allora, non voglio informazioni perché so benissimo che mi si sta per avvicinare un mandingo con una mazza di 30 centimetri. Allora, io l'ho affrontato 2 turni fa. Mi ha fatto 9 danni. Mi dica solo il suo pezzo più forte. Allora, che io sappia, una 9-8. Gestibile. Ma quella 9-8 è già diventata una 20 passa. Guarda, capirai subito chi è la 9-8 che si potenzia. Oh no. L'errante, il cavaliere. Che cazzo è il cavaliere errante? Ma che cavolo si chiama? Dai, il non morto ogni volta che muore diventa più 1 più 1. Wow, oddio, sarà diventata 9-8, passa a 11-10, scusami, La matematica non è un'opinione. No, perché se l'auto mangia anche, ti ricordo che potrebbe... Ah, capisco, ok. Sarà più potente di quel che pensa, allora. La strategia funziona. È un perso pezzo più forte, è un... 19. What the fuck, davvero fine. È girato Naga. Infatti il pezzo più forte deve essere il Naga, che ogni volta che giochi spell fa favibile. Madonna, che trade brutti. Oh, brutti. Madonna, che brutti! No, guarda, sono sullo stesso piano. Che brutti! E prendo 13 danni in faccia. Ciao, scudo. Niente che serve. Già? Che peccato. Com'è possibile che... Allora, Zephyr ha preso danni, quindi ci sta a taverna 5. Ma cazzo, Sindragosa è a taverna 5.
ha tavernato adesso, però. Però sta continuando a vincere. Vabbè, io sono taverna 6, eh. Vabbè, io sono a livello del taverna 4. No, allora ti spiego, praticamente, vabbè, lo vedrai. Ho trovato il tesoro che mi dice discount di 5 euro locando. Allora che ho fatto? Taverna 5, uso l'oggetto. E adesso taverna tal 6. E beh, ci sto. Vediamo se riesco a buttare fuori i Varden. Che splendida prestazione! Può essere. Se la sfiga non è così tanto rompi ballette, sarebbe anche un favore. Vabbè, lui è fissato con i devi a bot dopo. Brutto. Ok, ciao Varden. E fuori uno. Che spettacolo! Grande! Vediamo cosa mi dà il 4. Sono arrivate nuove reclute. Magnifico. Te ne vai di già? Che peccato. Ah, non ne vale la pena. Però no, non ne vale la pena. Carino. Protocollo 7 attivato. La corona degna di me. Bene, vediamo un po' la potenza del nostro avversario che è in senape ultra piccante. Splendida prestazione! Oh, neanche così tremendo. Andrebbe un po' peggio. Guarda un po' più di neva le mie cose. Pessimo trade. Madonna! C'ha tutta la build che ti ruba kart sto qua. Chi sera? Fam! Lo vuole, lo fam. Manco a dire che tira una build pirati. Sono bannato. Ok, saluta la sua senape ultra piccante. Signor Bigliettus, salve. Come sta? Salve lei. Cosa qui nei elementali? Oh no! Cosa? No, tiri elementali, no! Cos'è la turba? Già capito come finirà sto incontro. Tu che mi cacci un pezzo con il matranga tanto. Il che? Il matranga. Cazzo. Mica mi si chiede cos'è il matranga, sei serio? Esatto, sì. Va bene, allora ti caccio anche io il matranga. Io devo solo sopravvivere. Perché adesso mi arriva il premio. Non mi deve shottare, dai, dai! No, non lo devo tirare. Il problema è che mo questo pezzo di... comunque il matranga sarebbe il pisello. Ah, ok. Guarda che non matranga... so... Quindi non col matranga così... tanto puoi farne un attimo due conti. Non è che non sono così forte come tu ti immagini. No. Quest'altro ti aspetti, sentiamo.
Un 820. Ma ti sei fuori di testa? No, guarda, in realtà saresti anche in ritardo per il mio tessuto. Allora, te lo dico per informazione, la salute più alta è 24. La mia, la salute più alta è 35. Ecco, non so il 100 dove lo puoi immaginare. Senti, l'elementale, roccia fusa. Non è arrivato, non è arrivato Nomu, non è arrivato un cavo di quello che busta gli elementali. Quindi che caratteristico hai? La ciofega? La ciofega, sì, corretto. Oh, guarda, c'ero andato vicino però sulle stati, cioè sui pezzi. guarda che sta build non si gioca con Nomu. Cioè, non per forza con Nomi, voglio dire. Sì, ho capito, ma per come sono messo Nomi non è che mi farebbe tanto schifo per migliorare un attimo la situa, eh. Oh, la smettete di andare ad attaccare a cazzo di cane. Vabbè, ciao. Ah, se vuoi sapere le probabilità come erano messe. Allora, potevi prendere tra gli 8 e i 15 danni e avevo il 72% di win rate. Non sono l'ultimo degli stronzi. Legit. Rende dorato un servitore casuale della locanda di Bob, certo. Io mi prendo blocco di ghiaccio, voglio dire. Perché dovrei non prendere blocco di ghiaccio? Dammi una sola motivazione. Cioè, per te potresti pure giocare col trombettiere ventoso. Te ne vai di già? Che peccato. Ho due trombettieri ventosi. Sto trovando trombettieri ventosi, giusto per la cronaca, eh. Beh, si era capito. Basta trombettieri ventosi. Qualcosa pure ascende, dai, poi piange. Allora, questo fornisce ancora più statistiche. Quindi, poi facciamo uno. E facciamo due. Purtroppo non posso giocare il pezzo da mano perché tengo una tripla in campo e fa sì, se camma fa. Questa poi la buttiamo via. Anzi, la butto io adesso. Ti immagini, no, che io rinviene un nuovo potere eroe e rinvengo il potere di Alakir. Non mi piace per niente la mia build. Ha buchi da tutte le parti. La? La mia build non mi piace per niente. Tu stai giocando l'HP sulla 24. No, manco perché è un. Che HP trovo? Che HP che trovo? Non trovo niente che mi potenzia le stat degli elementali. Il massimo che ho potuto fare è il vile elementale. Gioca l'HP. Liro Bau. Eh no, quello sì, l'ho capito. I piani si stiano concretizzando. Mettici un bel tipo. Porco due. Sindragosa è leggermente bustata. Leggermente. Non ho chance di vittoria, sappilo. Dipende adesso se mi sciotto o meno. Vorrei che mi sciottasse, a dir la verità, La smettiamo di andare a cazzo di cane. Se attacchi, dai, un po' rimanere uno con uno di vita, dai. Attaccalo! No! No! Perdere così no, però! Perdere così contro il morto no! Muore più danni di quelle che potevo prendere! Aveva uno di vita! E il cazzo di Deviabot, tutti l'hanno evitato! E si è ripreso lo scudo divino! Bro, senti, questa è mancata skill. Te possino! Non hai avuto la skill necessaria per vincere. Adesso mi danno lo spazzapoldo. La spazzatura. Lo spazzapoldo. Ti hanno dato la spazzatura. Allora, me lo gioco qua giusto per... La cosa ma che è sta merda? Fin da piangere. Non c'è niente di divertente. A parte io che perdo la partita. Appunto, è quello il divertente. Ma... No. Non è divertente. È triste.
che non ho trovato le cose giuste. Ma c'è qualcuno che sta facendo elementale che mi ha ciullato tutto? No, no, sono io sfigato, basta dirlo, cioè. Ditemelo che sto sfigato, mi faccio la ragione. Sì, no, ma appena capire, ma sono io o... Ah, no, non sono, cioè, sono io il problema, basta dirlo, cioè. Sì, ovvio. Ovvio che sono io, cioè, figuriamoci. Almeno sti due stronzi si potenziano. Almeno quello. Non che cambi niente. Però... almeno ne siamo coscienti. Non sei impaziente di scoprire le prove che ci attendono? No. E la Zefrisco, doppio Titus in campo! Vabbè, ciaone. Ma sì, ma tranquillo, ma andiamo... giustamente, qualcosa non cadrà più. Io ho preso il 10% di pareggio, sappilo. Avevo l'82% di perdere. Beh, io ho presente la mazza, no? L'ho presa ancora più lunga di... quella che ti è arrivata in cuffia. L'ho presa ancora più lunga di quello che poteva essere. Amici del video, vedete una piccola transazione che da due schermi diventa uno tipo... ora! Ora! Eh sì! Ho capito che sei stanco, però... alimentarti da solo... va a dormire... la domanda è sempre quella, perché no? Sì, no, ci sono, la sto facendo un vocale. È un pochino. È la genesi del tuo colore. Lì c'è un altro Nannabot comunque. Sì, ma lì c'è un'altra mano. Sì, no. Sì, è morto, dicevo prima.
sacco di soldi. Quello sì. Intanto tiri su qualcosa. Continua così, i tuoi servitori dipendono da te. Beh sì. Aia, fa male questo. Sopravvivi? Ah, sì, ok, ok. La tipa che va tutta soldi alla fine. Un po' estremo. Va a dormire. Hai 20 secondi, Vabbè. Vabbè. Non sarebbe servito. Maron. Emozionante. Vi invitiamo a lasciare un like e un commentino sotto questo video e ci vediamo alla prossima partita in cui scleremo ancora di più.